Parliamo della disabilità al cinema. L'argomento disabilità è in generale purtroppo un argomento tabù e la sua rappresentazione al cinema oppure in televisione è molto stereotipata. Per fortuna pare che le cose stiano un po' cambiando, perlomeno così racconta Giulia Zennaro, che è giornalista e tutor per l'Accademia di Formazione dell'Associazione Italiana di Giornalismo Costruttivo, così ha scritto nel suo articolo su buonenotizie.it. Io saluto Giulia Zennaro che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti. Ciao e benvenuta. Raccontaci prima di tutto appunto come sta cambiando la rappresentazione della disabilità al cinema. Allora, a mio avviso si stanno superando quelli che sono sempre stati i principali bias sulla disabilità, cioè il disabile eroe e il disabile malvagio o evil cripple. Cioè, il primo è un personaggio che per superare la sua disabilità sviluppa caratteristiche eccezionali quasi sovrannaturali. Pensiamo a un Daredevil, a un Rain Man o anche alla nostrana Blanca della recente fiction Rai, mentre l'Evil Cripple è un personaggio che è malvagio in funzione della sua disabilità e viene utilizzato con uno scopo catartico, diciamo. Adesso quello che sta cambiando è che si cerca di rappresentare le persone con disabilità a tutto tondo, senza fossilizzarsi unicamente su questa loro caratteristica e soprattutto si dà più spazio ad attori con disabilità. Ora i personaggi rappresentati hanno più tridimensionalità, sono storie che hanno come tema anche temi difficili come la sessualità, la quotidianità delle persone con disabilità e il corpo della persona con disabilità viene utilizzato, diciamo, come strumento di lotta politica e identitaria, che è quello che è sempre molto, molto carente nelle storie che vediamo in TV e al cinema. Ecco, ma il cinema, la televisione possono avere un ruolo appunto nel cambiare la percezione della società nei confronti della disabilità o deve prima succedere il contrario? Allora, quello che io penso è che, non lo penso solo io, è che l'uno un aspetto influenzi l'altro, cioè cinema e TV riflettono quello che la società pensa e come tratta le persone con disabilità, ma ovviamente può avere anche un'influenza nel cambiare la percezione. E se continuiamo come stiamo facendo a dare spazio ad attori, ma anche sceneggiatori, produttori e tutte altre figure all'interno del mondo dello spettacolo, io penso che col tempo finalmente vedremo storie in cui le persone con disabilità sono rappresentate al 100%, non solamente in funzione di quell'aspetto, che sarebbe un po' come raccontare una storia di un personaggio partendo dalla sua altezza, cioè sarebbe oltre che riduttivo anche alla lunga noioso. Un aspetto importante secondo me è anche che può aiutare il cinema e la televisione, un alleato è anche l'ironia, perché non è che non si possa fare ironia sulla disabilità, basta semplicemente domandarsi con la mia battuta, sto colpendo un comportamento abilista e escludente nei confronti delle persone con disabilità o sto denigrando invece le persone con disabilità e quindi di conseguenza anche me stesso? Certo, questo dell'ironia, tra l'altro, è una cosa che viene utilizzata spesso proprio in prima persona da molti disabili ultimamente, anche sui social, no? Assolutamente sì, ad esempio nel mio articolo cito Jacopo Melio, che è uno scrittore, attivista, veramente, veramente potente su questo aspetto, perché addirittura si è creato un alter ego, diciamo, che è Jacopo Peggio, fa ironia anche sul suo cognome, e può essere veramente un alleato fantastico. L'importante è rendersi conto appunto di chi si va a colpire e di che cosa si va a colpire, cioè l'ironia non deve essere sulla disabilità in sé, ma su quello che la società pensa di negativo della disabilità, che è diverso. Chiaro. Senti Giulia, per concludere, visto che abbiamo parlato di come la disabilità viene rappresentata al cinema o in televisione, ci dai qualche titolo di film o serie televisive che ci raccontano la rappresentazione della vera disabilità?
Certo, allora nell'articolo ne cito qualcuna, ora ne cito tre per motivi diciamo di spazio. Allora sicuramente Special, che è una serie Netflix in cui il protagonista, che è una persona con una leggera paralisi cerebrale, nasconde per puro caso, diciamo, riesce a nascondere la sua disabilità ai datori di lavoro e quindi vive l'esperienza di essere trattato, diciamo, senza lo stigma della disabilità. Tra l'altro scritta e interpretata da Ryan O'Connell, che è una persona che ha questa disabilità, è basata sul suo libro autobiografico. Poi c'è 1,20 m, che è una serie spagnola che si trova solo in streaming, ahimè, in cui la protagonista è un'attrice adolescente molto giovane in carrozzina, interpreta un personaggio che scopre il mondo della sessualità. E infine, per concludere, diciamo, con un po' di sano patriottismo, c'è anche l'italiana Prisma su Amazon Prime, con un'attrice veramente molto brava, Chiara Bordi, che interpreta Carola, che è un personaggio che è stato scritto avvalendosi della consulenza dell'attivista Sofia Righetti, quindi un personaggio che prende spunto anche da una serie, cioè da una storia di vita vera. Grazie Grazie, grazie a Giulia Zennaro per essere a stata voi. con noi. Ciao. Ciao.